dice l'uomo, ma pulisci ancora, fai là gli angoli, sei tutto da fare, il gatto c'ha le orecchie sporche. Che cosa sono? Per sapere, che non posso sapere. Che cosa sono? Le mance che mi hanno dato i clienti. Che è di un anno di mance? Oggi le fatto. Oggi? Sì. E quanto sono? 400 euro so fa. 400, invece il giorno che faccio 200, il giorno che mi faccio 150, il giorno che non ci faccio nulla. Se tu non solo prendo stipendio, 13, 14, 15, per fare i bambini, la Pasqua, la colonia, roba, in più ti prendo pure tutte queste mance. Non so, c'è il 2 novembre, affluenza di pubblico, mi rifaccio di tutti quei giorni che non si fa niente, capito? Ma non si sta bene qua. È che io con le mance vado avanti. No, ma non possiamo fare metà per ciascuno, le mance si fa metà per ciascuno. No, perché tu fai il turno di notte. Non fai il turno di giorno. Lei lo vuole fare di giorno. Ma non quando fai più pratica. Devo fare prima il tirocinio. Tu sei iscritto al CROFC? No, sì, un CROFC. Circolo ricreativo, onoranze, fondo e cimiteriale. Capito? Il CROFC è una grande organizzazione. Organizza serata a tema, marce funebre, tutto. Marce funebre. Poi fai il karaoke con la banda del band. Caravau perché sei morto. Capito? Però non è triste cosa. Oppure che ne so, ogni 17 novembre, scusi, 17 di venerdì si va tutta a farsi la pizza. E il 2 novembre si apre la casa per i premi che si vincono, però con la lotteria. Allora, tu ti devi iscrivere. E quanto costa l'iscrizione? 30 euro. Mocca l'iscrizione, 30 euro. E che me li dà a me 30 euro? E come non c'hai 30 euro? Amilcare. Dove sei? Non c'è! C'è, è qui, sul mio cuore. Madonna, Crespo, meno male che state sempre voi in questa chiesa e che non trovo altre persone. Ma voi chi siete? Come ci conosciamo? Sono Pasqua Catacchio, la moglie di Natale Catacchio, voi siete quel bambino, quel bambino, quel vagabondo senza... Padre, come state, padre? Come sei cresciuto? Sei diventata grande! Vede, fammiti vedere. Un pizzicato, voglio tirare un pizzicato. Forte, perché una bene, ma ti faccio una bella benedizione, no. Franca. No, non la voglio! Benedictum Pasqua! La cambiate l'acqua ogni tanto, è sempre quella dello schifo, delle pipì dei gatti, che cos'è? Ma no, c'ha già tutto l'amore. Ma non si butta addosso perché poi devo mandare... Acqua santa, benedictum Pasqua, benedictum Pasqua. Vi prego, tenetemi un po' qui con voi, perché io vengo tanto di fretta. Contenete, un bel bacio. Certo, sei venuto a trovare lo zio. Padre! Ma è possibile che mi desse un farcone? Padre, da una tavola calda questa volta, l'ho vista. Da una tavola calda, la salsiccia, ho rubato la salsiccia. Ma voi chi siete? Sì. Entrate così nella mia casa del Signore, senza neanche genufletter, titi. Inginocchiarti, titi. Senza nemmeno parli la cosa, titi. Pure niente. Va bene, padre, di nuovo. Allora, qual è il problema? Ho seguito la signora. Allora, lei chi sta indicando? Sì. Perché si ha inseguito me? Se io andavo piano. Visto che è venuta qua dentro con una busta in mano, di nuovo. Ma non ero. Ripeto, di nuovo. Figliolo, la calunnia. Posso controllare? Noi non abbiamo paura di niente. E controlliamo. Posso controllare? Cioè, proprio è questo fatto è di mio lavoro. Per tutto. È il mio lavoro. C'è un'altra busta. E c'è un'altra busta. Che cos'è un'altra busta? È una busta, non è un'altra. È una busta. Oh, è
guarda caso, c'è che c'è? Un capo di salsiccia. Allora, come la mettiamo? Mi meraviglio. Mi meraviglio che entra al sagrestario, si è trovato la salsiccia. Tu sei niente. Io? Hai sentito? Ha detto boh. Ci vuoi dare? Cosa vuoi dare? Che mi dona la chiesa, che viene scombigno tra i fedeli. Appunto. Fra le pecore e le sbarre. Vai fuori. Ginocchia, Titi. Genuflettiti. Vabbè, padre. Allora, facciamo con l'altro. Chiudiamo un occhio. Ma questa volta la prova me la porto. Te la vai a mangiare a casa. No, me la porto perché posso raccontare agli altri di controllare la zona. Vai fuori! Io vado. Tu sei un peccatore, peccatore. Ci rivedremo, signora. Maledetto. C'è tanta gente che ha diritto a mangiare una salsiccia. Voi avete gli stipendi fissi, avete. Mi toccare. Maledetto quel pacco. Io me ne vado a patentare. Tre anni che è morto mio marito. E io non posso vivere senza di lui. Devo stare con lui. Lui sta sotto. La notte non riesco a stare senza di lui, non riesco a dormire. Giustamente. Che cosa dà? Oggi è il suo compleanno. Oggi compie anni. E a luna è il suo compleanno, proprio a luna. È nato a luna. Sì, e perciò devo mettere un fiore sulla sua tomba. Ma la tomba a quest'ora è chiusa, signora. Accompagnami. No, ma lui non può. Io donna, l'auta mangia. Com'è la tomba? Quello è il tonno di notte. Tu devi iscriverti al Krofk. No, mi hai dato 10 euro di anticipo, devi dare altre belle. Allora, devo andare. Che tom? Poi mi indica la strada. Mi raccomando, ai 10 euro. Allora, signore, faccio strada, ma è che puoi andare. Non so, va da questa parte. Thank you.